pensare di risolvere l'una crisi prescindendo dall'altra e viceversa. Tecnicamente si dice questo è un dilemma etico. Un dilemma etico è un dilemma che rappresenta la situazione in cui ci sono due alternative, entrambe dotate di valore. E se voi fate caso, fino adesso è stato così. Chi aveva più a cuore la condizione umana tendeva a sacrificare l'ambiente naturale pur di aumentare il tasso di crescita dell'economia, eccetera. Pensate alla devastazione, alla deforestazione di ambienti come quello dell'Amazzonia. È chiaro, le popolazioni povere, per avere un aiuto sotto quel profilo, non si sono fatti scrupolo nel tagliare il legname molto pregiato, il legname dell'Amazzonia è molto pregiato, distruggendo ovviamente un ambiente, un ecosistema pregiatissimo. E si diceva, lo dobbiamo fare perché prima vengono le persone, i loro bisogni e poi l'ambiente. Sul versante opposto, pensate alle posizioni di certi ecologisti estremi che ti dicono no, noi dobbiamo in primo luogo salvare l'ambiente a costo di sacrificare la condizione umana. E queste posizioni di estremo ecologismo hanno in diverse parti del mondo i loro centri di pensiero. Cito solo un filosofo che si chiama Peter Singer, che è australiano ma ora insegna in America, il quale è molto famoso, molto noto, Pietro Singer, negli Stati Uniti, nel mondo anglosassone, che dice da un punto di vista filosofico gli esseri viventi godono degli stessi diritti. Quindi un animale ha gli stessi diritti di una persona umana. Uccidere un animale e addirittura tagliare un albero, uccidere una pianta, ha la stessa valenza e cogenza di mandare a morte una persona. Queste sono le posizioni degli ecologisti estremi, o come che poi politicamente ormai non ci sono più, ma un po' di anni fa c'erano alcuni partiti verdi, alcune frange dei quali portavano avanti questa. Ebbene, il Papa cosa viene a dire? Che sbagliano gli uni e gli altri, perché sbagliano sia gli quelli che fanno dell'antropocentrismo, l'uomo è al centro di tutto e quindi prima viene l'uomo, poi la natura, ma sbagliano anche coloro che invertono i termini. E quindi ecco perché la proposta che emerge da questa enciclica è che se vogliamo essere seri nella difesa della natura dobbiamo lottare contro la povertà, perché la povertà o se volete le disuguaglianze sono la prima causa che ci aiuta a capire il deterioramento ambientale. E non c'è bisogno qui di essere esperti, adesso potrei cercare, ma non c'è bisogno per ragioni di tempo, per capire che le cose stanno così. Perché noi sappiamo che oggi l'inquinamento, il riscaldamento climatico, eccetera, vengono soprattutto dai paesi emergenti. E sappiamo quali sono. La Cina è il primo paese responsabile di questo. L'India, il Brasile, eccetera, cioè paesi che per emergere ed uscire dalla condizione di povertà non hanno troppi scrupoli nel distruggere l'ambiente estraendo risorse, pensate all'acqua, l'acqua dolce, l'acqua potabile, la foresta, la biodiversità e via discorrendo. Questa allora è una prima tesi forte dell'enciclica. Se si vuole essere coerenti e seri, non è possibile privilegiare l'uno o l'altro. Dobbiamo portare avanti la lotta della pressione in maniera... Qui viene in mente una celebre immagine di Platone, che nel Fedro, tra le altre cose, dice il solco sarà diritto e il raccolto abbondante se i due cavalli che trainano l'aratro procedono con la stessa andatura. Nell'antica Grecia l'aratro era trainato dai cavalli, non dai buoi come da noi. Ed è bella questa metafora. I due cavalli devono procedere perché se un cavallo corre più veloce dell'altro, il solco piega o a destra o a sinistra. E il contadino ci informa che il raccolto non può essere abbondante. Ecco perché quando noi attraversiamo le nostre campagne vediamo che i solchi sono belli diritti, perché così è che la tecnica greca. Qui è esattamente la metafora che fa al caso nostro per spiegare questa prima tesi di Papa Francesco nella sua enciclica. C'è poi la seconda tesi.
La seconda tesi è che il problema, l'ecosistema è un bene comune globale. Adesso voi direte, ma è una novità questa, è chiaro che è una novità. Perché dire che è un bene comune globale vuol dire che l'ecosistema non è né un bene privato, ma neanche un bene pubblico. Ma neanche un bene pubblico. Il fatto è che la gente continua a, forse per colpa nostra, di noi professori di economia, mettiamola pure così, a confondere i beni comuni con i beni pubblici, che è l'errore più grave che si possa fare. Poi parliamo poi dei politici, meglio lasciarli in disparte, perché hanno un tasso di ignoranza che voi non vi immaginate. Perché capite, chiamare una cosa con un altro nome ha un effetto devastante sul piano delle policies, perché se io tratto l'ambiente, che è un bene comune globale, come se fosse un bene pubblico, vado ad attuare certe linee di politica che producono gli effetti opposti a quelli desiderati, cioè che hanno effetti disastrosi. Voi direte, ma è una questione di parole? Ovviamente no, è una questione di governance. Cioè, se un bene, se l'ecosistema fosse un bene pubblico, è ovvio che la soluzione potrebbe essere trovata affidando a uno o più governi il compito di gestire l'utilizzo, la conservazione di quel bene, come avviene con altri beni pubblici. L'autostrada è un bene pubblico, il faro è un bene pubblico e noi affidiamo la gestione di questi appunto ad un ente pubblico che può essere lo Stato, il Comune, la Regione, a seconda del caso. Ma se l'ecosistema è un bene comune globale, è ovvio che la governance pubblicistica non può sortire gli effetti desiderati, perché ci vuole una governance di tipo comunitario. In altre parole, se il bene comune, la governance vuol dire le regole di gestione, di governo, deve essere di tipo comune, cioè comunitario, non può essere di tipo pubblicistico. Perché l'ente pubblico, quando interviene, interviene secondo il criterio del comando e della burocrazia. Un ente pubblico come fa ad intervenire? Seguendo i canoni della burocrazia. È chiaro che nel caso dei beni pubblici ci vuole, ma se voi applicate quei canoni alla gestione dei beni comuni ottenete il disastro. E allora nel dire questo il Papa dice bisogna che si trovino forme. E qual è concretamente la governance di tipo comunitario per gestire adeguatamente un bene comune come l'ecosistema? È l'impresa cooperativa. Che il Papa, senza dirlo in questa parte, in effetti tira la volata la cooperativa. Molti cooperatori ancora non l'hanno capita, ci vuole pazienza, sennò che gusto c'è. Ma quelli più svegli l'hanno capita. Perché se il Papa avesse detto l'ecosistema è un bene pubblico globale, avrebbe sostanzialmente mandato un messaggio ai capi di Stato e di Governo del tipo datemi da fare per trovare un qualche marchingegno adeguato alle circostanze. Invece dice no, la governance è comune, cioè deve coinvolgere le persone o i cittadini che in quel particolare contesto territoriale si trovano ad operare. E questo è un argomento, come voi vedrete che nel prossimo futuro avrà delle conseguenze di grande momento, perché servirà. C'è da dire che questo tema era stato anticipato da una studiosa americana che si chiamava Elinor Ostrom, perché è scomparsa 2 anni fa, e che è americana, della California, e che ottenne nel 2009, ricevette il premio Nobel dell'economia. Lei, che non era un economista, perché era una scienziata politica. Ebbene, il suo libro fondamentale ha per titolo Governing the Commons, che vuol dire il governo dei commons, dei beni comuni. E se voi leggete questo libro, che è stato tradotto anche in italiano non molti anni fa, 2 o 3 anni fa, lei arriva esattamente alla medesima conclusione, e cioè che i problemi che riguardano il sistema ecologico devono essere trattati appunto come beni comuni e quindi devono avere una governance di tipo comunitario, altrimenti non funziona. Adesso io qui non ho tempo, dopo nella discussione
sarò lieto di dare risposte se mi chiedete di dimostrarlo, però per dimostrarlo dovete entrare un po' sul tecnico, ma vi assicuro che su questo c'è, come dire, ormai l'assenso unanime da parte degli studiosi del tema e della materia, eccetera. La terza tesi fondamentale che emerge in questa enciclica è la necessità, anzi l'urgenza, della biodiversità di natura economica, che è una tesi che in parte si collega alle due precedenti. Il Papa dice: se vogliamo veramente risolvere in maniera congiunta i due problemi, quello dell'ecologico, natura, e la lotta alle diseguaglianze e alle povertà, bisogna capire che dentro l'area del mercato devono poter operare fianco a fianco tipi diversi di imprese. Questo vuol dire biodiversità economica. Come in natura le piante non sono tutte uguali, gli animali non sono tutti uguali, ed è un fatto positivo perché sappiamo dalla biologia, oltre che dalle altre scienze naturali, che la biodiversità a determinare il processo di evoluzione. Se ci fosse una sola specie animale o vegetale, si arriverebbe all'estinzione. Ma la stessa cosa deve valere anche nell'area dell'economia. E concretamente questo vuol dire che non ci deve essere posto solo per l'impresa di tipo capitalistico o a fine lucrativo, ma di altre imprese come le cooperative, come le imprese sociali, come le B Corporations. Non so se avete mai sentito parlare, B vuol dire benefit, le benefit corporation, che sono una recente invenzione americana, sono imprese che non hanno un fine lucrativo, che però non sono imprese cooperative, quindi sono una a mezzo, B corporation, che vuol dire benefit corporation, corporation vuol dire impresa, che vuol dire impresa SPA, società per azioni, che ha per statuto l'obiettivo di raggiungere utilità sociale, non il profitto. Il profitto entra nel sistema vincolare come mezzo per, non come fine da perseguire. Così. Ora, la biodiversità economica non può essere, dice il Papa, solo uno slogan, non può essere semplicemente un desiderio. Deve essere, se accolta questa tesi, deve portare a delle conseguenze molto pratiche, che vuol dire che bisogna aggiustare il sistema delle leggi e soprattutto il settore finanziario per consentire concretamente a tipi diversi di impresa di operare e di essere sostenibili. E questa, ovviamente, come voi sapete, è una vexata questione. Cioè non basta dire: tu se vuoi fare l'impresa sociale falla, se vuoi fare la cooperativa falla, però se le leggi che governano il mercato finanziario sono tali da espellere, da non consentire l'accesso all'acquisizione di strumenti finanziari di tipi di impresa diversi da quelle capitalistiche, è una presa in giro. Quindi accettare la biodiversità vuol dire modificare, ma modificare in profondità, cosa che ancora ad esempio in Italia non è stato fatto, tutte quelle leggi che consentono a tipi diversi di impresa di volare con le proprie ali, senza dover dipendere o da questo o dall'altro, come ancora da noi sta avvenendo. Come voi sapete a questo riguardo, ma chiaro che il Papa non faceva riferimento, non poteva fare riferimento a questo, è in atto una riforma del cosiddetto terzo settore e uno dei punti riguarderebbe anche questo, però la riforma è ferma al Senato da ormai 6 mesi, perché è arrivata dalla Camera dei Deputati al Senato nell'aprile scorso, dopo che la Camera l'aveva approvata. Il Senato ha apportato tutta una serie di modifiche e è arrivato lo stop da parte della Presidenza del Senato per dare il precedenza agli altri provvedimenti, quelli di cui tutti stanno e si sta discutendo di questi tempi, eccetera. Però vediamo che fine andrà a fare questa legge di riforma. Ma uno dei punti riguarda anche la questione della finanza, che la finanza non può essere solo al servizio dell'impresa capitalistica, ma deve essere al servizio di tutte quelle forme di impresa che le persone che vivono in società decidono di dare vita, eccetera. Perché questo è qualcosa di antidiscriminatorio che è necessario. Ecco, queste sono le tre tesi fondamentali
che articolate in maniera, come a volte, anche un po' così vivace, perché questo Papa ha, insomma, è latinoamericano, bisogna sempre tenere conto, quindi è vivace, non è sintetico, non è come Benedetto XVI che misurava le parole col bilancino, quindi una frase non poteva essere più lunga di una riga, perché altrimenti si violavano le regole della deontologia professionale. Questo Papa ha caratteristiche diverse e questo spiega anche la lunghezza. Questa è l'enciclica più lunga in assoluto, più lunga in assoluto, ha 190, adesso dipende da come la si scrive, eccetera. Però è una enciclica molto lunga, perché questo Papa ci tiene, forse per farsi capire da tutti, anche da noi detti ai lavori, di sviluppare un concetto in maniera. Se passiamo adesso alla questione del capitolo 5-6, quello delle linee di azione di intervento, quali sono le proposte che vengono qui formulate e che il Papa documenta sulla base di considerazioni tratte da una pluralità di fonti di osservazione? Primo, la prima proposta che emerge è quella di dare vita ad una OMA, cioè ad una Organizzazione Mondiale dell'Ambiente. Allora, qui una nota di base necessaria. Voi sapete che nel 1944, dopo la guerra, la Seconda Guerra Mondiale, a Bretton Woods, che è una cittadina degli Stati Uniti a nord di Washington, si riunirono le potenze vincitrici per scrivere il nuovo ordine economico finanziario mondiale, 1944, i cosiddetti accordi di Bretton Woods. In quegli accordi vennero prese le decisioni che hanno dato vita al Fondo Monetario Internazionale, alla Banca Mondiale, al GATT, che poi si è trasformato successivamente nell'Organizzazione Mondiale del Commercio, e a tanti altri, l'accordo di Basilea sulle banche e così via. Ora, quello che oggi a noi manca è una organizzazione mondiale sul modello dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, ma che si occupi specificamente dell'ambiente. Voi direte, perché questo? Perché in assenza di un'organizzazione transnazionale dotata dei poteri di sanzionamento e di intervento, è evidente che quando un paese, dopo aver firmato un accordo, non lo ratifica nel proprio ordinamento giuridico e quindi non rispetta gli accordi presi in precedenza, non corre alcun rischio, perché non c'è nessuna organizzazione o autorità in grado di sanzionarlo. Ma non è così nel commercio. Se un paese viola una... Guardate quello che è successo recentemente, il caso Volkswagen. Adesso il governo americano, cioè il governo americano è la parte lesa e quindi ha chiesto all'Organizzazione Mondiale del Commercio di comminare una sanzione. Sembra la richiesta è di 68 miliardi di dollari per l'affare nella quale rischiamo, e adesso ci sarà un regolare processo, vedremo. Al di là dell'ammontare, però, il fatto è chiaro che nelle transazioni commerciali, se un paese viola le regole stabilite già nel 44 e riviste negli anni 70, va incontro. Non così nelle questioni ambientali. Se un paese inquina, distrugge, taglia, non corre nessun rischio a livello internazionale. Allora il Papa dice, ma perché continuiamo a prendersi in giro? L'argomento secondo il quale, che qualcuno avrebbe detto, ma è difficile, è quasi impossibile, come quasi impossibile, perché allora è stata fatta l'Organizzazione Mondiale del Commercio, perché è stata fatta l'accordo internazionale di Basilea sulle banche, perché è stato possibile lì, non è possibile qua. Il punto è che non lo si vuole, perché ogni paese vuole giocare una strategia del dilemma del prigioniero, si dice tra gli economisti, cioè una situazione in cui io penso che voi rispettiate le regole e io non lo faccio, così è stato con il protocollo di Kyoto. A Kyoto tanti anni fa venne da tutti i paesi, Stati Uniti compresi, firmato, poi la Cina non l'ha ratificato e uno dice è ovvio, i soliti cinesi, quindi, cioè, ma gli Stati Uniti non l'hanno ratificato,
Noi europei sì, quasi tutti i paesi europei, eccetto l'Inghilterra, l'hanno ratificato. E qual è il risultato? Che siccome noi l'abbiamo ratificato, noi abbiamo dovuto sostenere dei costi che gli americani non hanno sostenuto. E quindi gli americani hanno tratto vantaggio. Questo si chiama dilemma del prigioniero. Gli americani sono stati furbi nel far credere a noi europei che anche loro l'avrebbero ratificato, ci hanno mandato avanti noi, hanno aspettato che noi ratificassimo e loro poi si sono tirati indietro dicendo, accampando scuse di mani. Voi capite che il Papa queste cose le sa, dice vogliamo continuare a prenderci in giro. Allora abbiamo bisogno di dare vita ad un'organizzazione mondiale dell'ambiente che, dotata dei poteri di sanzionamento, sappia intervenire. Può darsi che fra un mese e mezzo, quando a Parigi si apre il summit, la COP21, cioè la riunione mondiale sul problema dell'ambiente, può darsi, è auspicabile, ma sono certo che il Papa manderà un messaggio molto forte alla vigilia del summit di Parigi, in cui chiederà se voi non, alla fine di questi vostri accordi non date vita a una OMA, Organizzazione Mondiale dell'Ambiente, io vi mando tutti all'inferno. Non lo dirà, ma se io fossi lui lo scriverei, perché non si sa mai, perché poi c'è sempre quello che dice, ah, dice io non ci credo, bene, così vai ancora più in profondità nell'inferno, eccetera. Perché effettivamente non è, siamo al punto in cui dopo anni e anni di centri di studio, non passa giorno senza che gli scienziati ci dicano che il mutamento climatico è serio, che il livello del mare si sta alzando. Pensate a quello che potrebbe succedere a noi in Italia, che siamo un paese molto esposto sulle coste. Basta che si alzi di 6 o 7 centimetri per costringere le popolazioni rivierasche a portarsi sull'interno. A portarsi sull'interno, voi capite l'implicazione, oltre alla distruzione dell'ambiente naturale. Ecco allora la prima proposta che emerge nella parte quinta e sesta, capitolo quinto e sesto dell'Enciclica. E questo, ripeto, è qualcosa di fattibile, di possibile, non è una richiesta utopistica, perché il parallelo che vi ho fatto con Bretton Woods è sufficiente a far capire che si tratta di qualcosa di... Una seconda linea di azione, di intervento, che l'enciclica propone è quella che riguarda la trasformazione della finanza. Questo pure è un problema serio. Cioè, voi sapete che l'attività finanziaria oggi è letteralmente impazzita. Voi direte, spiegami con un dato statistico. Eccolo qua. 1980, 35 anni fa, il volume degli attivi finanziari mondiali era uguale al PIL prodotto interno lordo mondiale. Uguale. 2013, il dato del 2013, quindi dopo la crisi del 2007-2008, il volume complessivo degli attivi finanziari a livello mondiale è 9 volte superiore al PIL mondiale. Concludete voi. Basterebbe questo per far capire lo stato di incoscienza e di dabbenaggine del quale siamo caduti. Una finanza che è diventata autoreferenziale. Perché voi sapete che la finanza storicamente è nata per portare risorse agli imprenditori di qualsiasi tipo che hanno bisogno di finanza per svolgere la propria attività. Voi sapete che la finanza è antichissima, ha 7.000 anni di vita. Sapete dove è nata storicamente? In Egitto. I faraoni, per costruire le piramidi, dovettero emettere quelli che oggi noi chiamiamo dei bond, delle obbligazioni, ovviamente con un altro titolo. E per forza che si faceva costruire le piramidi. Ci voleva che qualcuno che anticipasse, perché gli operai dovevano mangiare per fare quel mestiere. Poi ne facevano morire molti, però molti dovevano continuare a lavorare. Ora la finanza da secoli, da millenni, è stata pensata in funzione del lato reale dell'economia. Ma quando il volume di 9 volte vuol dire che la finanza è diventata autoreferenziale.
e diventando autoreferenziale non è più in grado di assolvere al proprio compito, che è quello di favorire lo sviluppo, di creare lavoro, bla bla bla, cose che sappiamo, eccetera. Allora il Papa dice che bisogna avere il coraggio di trasformare il sistema finanziario. Ovviamente la ricetta specifica non può darla lui, però se uno non è sciocco del tutto, capisce subito dove si va a parlare, dove si può andare a parlare. Ad esempio, faccio subito la Tobin Tax, la tassa di Tobin, che è un strumento, un piccolo provvedimento che va in questa direzione. Come voi sapete, nonostante le firme raccolte a livello europeo, l'Europa non vuole, la Commissione europea ancora, introdurre per l'opposizione di alcuni potentati economici e finanziari e l'opposizione di certi centri di interesse. E così con tanti altri. Ma soprattutto bisogna fare in modo che si dichiarino illeciti quei derivati, cioè quegli strumenti finanziari, che sono denominati sulle risorse naturali. Basterebbe questo. Impedire, cioè, che un qualche banchiere emetta dei derivati che abbiano come sottostante il prezzo o di risorse naturali o ambientali di un tipo o dell'altro, cosa che invece avviene. Voi capite che in questo modo, fin tanto che si mantiene una struttura speculativa di questo tipo, l'ambiente diventa una merce come le altre, che è oggetto di transazioni e quindi di sfruttamento senza alcuna razionalità e così via. Ecco allora la seconda proposta che emerge dalla. C'è poi una terza proposta, che è quella che riguarda propriamente, potrei dire, la strategia che occorre intraprendere. E qui è il punto forse più delicato. Voi sapete che quando un modello di ordine sociale, quale che esso sia, entra in crisi per una ragione o per l'altra, modello di ordine sociale vuol dire il modo in cui una società è organizzata, questo si chiama ordine sociale. Quando, come la storia ci ha insegnato, un determinato modello di ordine sociale entra in crisi, tre sono le strategie di uscita dalla crisi. La prima, cioè una prima, che oggi però è fuori gioco, è la strategia rivoluzionaria. Perché è fuori gioco? Perché dopo la caduta del blocco sovietico e le vicende che hanno fatto seguito, oggi nessuno più invoca la strategia rivoluzionaria. Rivoluzionaria vuol dire abbattere il sistema e sostituirlo con un altro sistema. Ma oggi non c'è nessuno. Magari qualcuno che vuole abbattere c'è, però non c'è nessuno che indichi quale altro sistema sostituirà quello battuto. Quando ci fu la grande rivoluzione d'ottobre del 1917 ad opera di Lenin, che era molto intelligente, aveva studiato, ovviamente in Occidente aveva studiato a Parigi, in Inghilterra e in Svizzera, e lui riuscì nella rivoluzione perché disse: io abbatto il sistema e lo vado a sostituire con questo, 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 e riuscì a convincere coloro i quali lo hanno seguito. Ma oggi, in assenza delle alternative, è chiaro che la strategia rivoluzionaria, non solo uno stupido può parlare di rivoluzione, perché rivoluzione vuol dire abbattere il sistema. Quando l'hai abbattuto, con cosa lo sostituisci? Ecco perché la vera alternativa oggi è tra le altre due strategie. L'una è la strategia del riformismo e l'altra è la strategia della trasformazione, o strategia trasformativa. Ora, il riformismo, come voi sapete, è di due tipi. C'è il riformismo di destra e il riformismo di sinistra. Male fanno coloro i quali, quando sentono riformismo, pensano solo ad una piattaforma, no? Perché il riformismo vuol dire fare riforme. Ma le riforme le possono fare sia da destra, si possono fare, o da sinistra, a seconda delle preferenze politiche che uno ha. Chiaro? Non è che se uno è di destra non possa fare le riforme. Certo, sono diverse le riforme, però anche quello fa le riforme. Ora, a prescindere da questa connotazione, qual è il problema del riformismo? Che è una strategia di breve termine. Cioè, le riforme sono necessarie, ma non sufficienti.
necessarie ma non sufficienti. Perché? Perché le riforme, per usare una metafora, è come, immaginate che il sistema sia come il motore della vostra automobile, che ad un certo punto si blocca, lo portate dal meccanico. La strategia riformista è questa: il meccanico guarda e ci mette una vite nuova, perché quella di prima faceva cadere l'olio. D'accordo? Però, cosa vi dice il bravo meccanico? Dice: io adesso ci ho messo una pezza, ho messo la vite, però guarda che questa parte del motore non regge, fra un po' ti succederà la stessa cosa. E noi come automobilisti diciamo: adesso ho fretta a fare così, poi dopo tornerò a far aggiustare. È così o no che le persone sagge fanno? Ebbene, perché il riformismo è di breve termine? Perché chiaramente la strategia riformista ha la durata del ciclo elettorale, 5 anni, perché le riforme le fa la classe politica, e la classe politica ha un orizzonte di breve termine, si chiama in inglese short termism, vuol dire corto termismo, perché il politico guarda, ha come orizzonte temporale la possibilità di vincere le elezioni successive. Quindi ti fa le riforme, cioè ti mette la vite, ti mette la pezza alla camera d'aria della bicicletta e quindi ti consente di andare avanti. Però è chiaro che non ha l'orizzonte temporale sufficiente per cambiare il pezzo della macchina che non va, per stare alla metafora. Ecco allora perché è urgente mettere in campo la strategia trasformativa. Questo Papa è a favore della strategia trasformativa. La strategia trasformativa dice sostanzialmente questo: niente rivoluzione, rimani dentro il sistema attuale, però cambi un po' alla volta dei pezzi e non accontentarti di mettere delle pezze. E quali sono i pezzi che oggi, soprattutto nei nostri paesi, Italia compresa, quello che dico vale meno per altre parti del mondo, ma per il mondo occidentale, in particolare quello europeo. Il primo pezzo da cambiare è il sistema fiscale. Cioè bisogna cambiare la filosofia in forza della quale si pagano le tasse. Voi vedete, si fanno le riforme fiscali, ma di breve termine, che non risolvono il problema. Sono anche necessarie, ma non sufficienti. E in che senso va cambiato? Nel senso che si deve dire chiaro e tondo che le tasse devono pagare in proporzione di più coloro i quali percepiscono rendite e non coloro i quali percepiscono salari e profitti. Perché il salario e il profitto sono produttivi, la rendita è sempre improduttiva. In Italia, da noi, i redditieri pagano meno tasse dei salariati e dei percettori di profitto. Questo è tutto. Ma per far questo, ripeto, non basta togliere una tassa di qua, una tassa di là, bisogna cambiare l'intero impianto, l'intera filosofia. Perché l'Italia oggi è, come dire, avvilita dalla presenza di redditieri che hanno quote crescenti di reddito e che non pagano a sufficienza, anzi pagano meno degli altri. Guardate voi quant'è la tassa che grava il cosiddetto cuneo fiscale sul lavoro e capite subito. Ma mai possibile? Perché il principio di un sistema equo è che devono pagare le tasse coloro i quali sono improduttivi. Improduttivi vuol dire che non generano valore aggiunto. E invece da noi si caricano di più i produttivi e si lasciano. Capite che questo non si può fare con una riforma, ci vuole una trasformazione. Il secondo pezzo della macchina che va trasformato riguarda il modello di welfare. Voi sapete che il nostro modello di welfare è ancora di tipo redistributivo. Dobbiamo avere il coraggio di transitare al modello generativo. Anche qui, per l'ora è tarda, in pochissime battute. Il modello redistributivo di welfare, come dice l'aggettivo, redistribuisce. In altre parole, il modello redistributivo è di tipo assistenzialistico o paternalistico. Il modello generativo prende questo nome perché si parte dall'idea che il portatore di bisogni è anche, può essere messo nelle condizioni di essere generatore di risorse. Questo è.
Purtroppo noi siamo diventati talmente razzisti che pensiamo che se uno è povero, se uno è handicappato, se uno è caduto in basso, non possa far altro che tendere la mano e non chiedergli niente per via di reciprocità. Questo è razzismo, perché questo è l'atteggiamento tipico di tutti i filantropi che dicono voi poveretti, come siete messi male, io sono buono, sono ricco, quindi sono buono, perché se uno è ricco vuol dire che è buono. Chi è che diceva così? Calvino. Il calvinismo, bisogna studiarlo, eh? Calvino diceva, come si fa a sapere se una persona è buona? Andate a vedere quanta ricchezza ha, più ricchezza più buono. E quindi si salverà, quindi andrà in paradiso. E voi ridete, ma è così, eh? E certi ambienti italiani sono intrisi di questa mentalità. Allora io che sono buono vi redistribuisco, vi do. O direttamente facendo una fondazione che porta il mio nome. Tutte le fondazioni, avete fatto caso, che hanno il nome e cognome di chi ci ha messo i soldi, anche in Italia adesso. Cioè, non si aspetta che muoia, come facevano gli americani una volta, che dopo che uno era morto, per onorare la memoria, facevano la fondazione Rockefeller. Adesso si fa la fondazione vivente il fondatore, che per statuto deve essere presidente vita naturale durante, alla faccia della democrazia. Quindi voi capite, oppure in maniera indiretta quando opera attraverso lo Stato. Quando l'ente pubblico redistribuisce, adotta la stessa logica, con la differenza che in questo caso, anziché parlare di filantropia privata, si parla di filantropia pubblica. Ma la logica è la stessa. Il risultato è l'offesa alla dignità delle persone. Il welfare generativo invece dice io non posso aiutarti senza di te. Tu sei nel bisogno. Io ti voglio aiutare, però non posso aiutarti senza di te, che vuol dire senza il concorso di quelle doti, di quei talenti che tu hai, perché ogni persona è portatrice di talenti, anche il più disgraziato della terra, se uno vede bene, gli tira fuori l'aspetto di positivo. E allora perché noi continuiamo ancora a chiedere? Volete un esempio concreto? Di questi tempi si parla in Italia di reddito di cittadinanza. Io sono contrario al reddito di cittadinanza, perché è redistributivo. Io sono a favore del lavoro di cittadinanza. Dare a tutti il lavoro. Se io do a tutti il lavoro, gli do anche i soldi. Invece tu gli vuoi dare i soldi, non faccio riferimento adesso a gruppi politici, recentemente in un dibattito pubblico con uno che difendeva, non sto a dire, avete forse capito, e dopo alla fine è stato messo nell'angolo, perché dopo la gente ha reagito, ha visto a chi dava ragione, dopo alla fine ho dovuto persino tirare un po' su, gli ho dato pacche sulle spalle, gli ho detto no guarda non preoccuparti, tu ti salverai meglio di me, però dico, cambia testa, non puoi andare avanti a seguire degli slogan che ti hanno imposto, ragionano, noi dobbiamo predicare il lavoro di cittadinanza, cioè tutti devono avere il lavoro, ovviamente differenziato. Ma un down, perché un down deve stare a casa a far niente e non può andare a lavorare? Adesso avete visto, qualcosa si sta muovendo, se non ci fossero state le cooperative sociali, chi si faceva carico dei portatori di handicap, a volte anche gravi? E la cooperazione sociale ha un merito enorme, basterebbe questo per, come dire, far parlare bene di queste istituzioni. E la stessa cosa vale per le cooperative. Cioè la logica cooperativa non è quella di umiliare chi è nel bisogno facendolo sentire un assistito, ma la logica del cooperatore è quella di dire vieni con me, tu sei nel bisogno, vieni con me, seguimi un po' e cercherà, ti insegno a fare delle cose, eccetera. Ma perché questo avvenga e sia possibile bisogna che cambi la legislazione. Avete visto ieri la notizia è abbastanza positiva, per la prima volta, i miracoli succedono. Ma io ci credo, perché succede? Il ministro Franceschini ha fatto un decreto ieri, in base al quale apre alle cooperative sociali i 10 siti archeologici e museali italiani che versano in cattive condizioni e che l'ente pubblico non è in grado di o tenere aperti o di manifestare. Oh, questa è una bella notizia. Finalmente l'ha capita. Perché evidente, e poi il passo successivo sarà di aprirlo alle cooperative.
perché noi abbiamo un patrimonio di beni culturali che, lo sapete, che è immenso, e marcisce. E perché marcisce? Perché lo Stato non ha i soldi, ma perché non lo dà in gestione alle cooperative? Vedrai tu come lo trasformo. E allora arrivano i turisti, perché dopo si fa il percorso turistico e si crea benessere. Non è così. Ecco, ieri finalmente Franceschini ha fatto la prima mossa. Adesso andatelo a leggere, scaricato il decreto. Certo, io avrei preferito un po' più di coraggio, però meglio di... Perché? Perché da sino a 19 anni. E quindi, è, come dire, non per sempre, perché altrimenti una certa parte politica avrebbe detto ecco lo Stato svende, cioè. Allora, però 19 anni è un orizzonte abbastanza lungo per consentire al gestore di ricavare, eccetera. Tu fai arrivare i turisti portano denaro, portano benessere, via discorrendo così. Ecco, questo è solo un esempio, ma per farvi capire. Ecco il secondo blocco che va cambiato. Terzo blocco che va cambiato, che va nell'ottica della trasformazione, è quello che riguarda il problema più serio su cui l'enciclica si sofferma almeno 10 volte, del rapporto tra mercato e democrazia. Cioè bisogna che, o tra politica e economia, cioè bisogna che la politica torni a fare politica con la P maiuscola. E cioè bisogna che la democrazia non sia più al servizio del mercato, come attualmente sta avvenendo. Oggi chi detta le linee sono le centrali di potere. Oggi i governi sono valutati sulla base di quali parametri? Dell'aumento del PIL, dell'aumento della diminuzione dello spread e via discorrendo. E se questo non avviene, è chiaro che avviene la sostituzione. Non è possibile allora. La politica deve tornare a essere il regno dei fini, con la mia il regno dei mezzi, non viceversa come oggi accade. In cui è la politica il regno dei mezzi e l'economia il regno dei fini. Quindi la politica è al servizio del... Perché è ovvio che se noi affidiamo la determinazione dei fini al mercato, è ovvio, si fa presto a capire quali fini verranno fuori. E cioè che il parametro di distinzione è l'efficienza, la produttività, eccetera, con le conseguenze che facciano. Ho finito il mio tempo e quindi vado a concludere. Come vedete, queste linee di suggerimenti, di linee di azione sono molto pratici e si applicano a tutti i paesi. Ogni paese ha i suoi problemi specifici, ma sfido uno a dimostrarmi che queste tre linee non abbiano una possibilità di applicazione in qualsiasi paese. La OMA, la finanza e in terzo luogo la trasformazione del modello. La strategia trasformativa, perché la strategia del riformismo non basta. Che non vuol dire che le riforme non si devono fare. Ho detto condizione necessaria, ma non sufficiente. Dico solo che non possiamo fermarci e accontentarci delle riforme. Ora, se c'è un soggetto socio-economico che queste cose ce le ha nel proprio DNA, è proprio la cooperazione. Perché la cooperazione non ha il breve termine. Che cos'è la mutualità intergenerazionale? Voi me lo insegnate. Quando io faccio una cooperativa non penso solo ai soci di questa di oggi, ma anche a quelli di domani, dopodomani, eccetera. Quindi l'occhiale della cooperazione è il medio e lungo termine. Ecco perché queste cose che ho detto brevemente dovrebbero trovare un terreno fertile di accoglimento da parte della cooperazione. E speriamo proprio che la l'Alleanza Cooperativa Italiana, che andrà a nascere fra non molto, fra poco più di un anno, possa, tematizzando opportunamente, riflettendo opportunamente, tradurre in qualche gesto concreto, tenendo conto che l'Alleanza Cooperativa Italiana diventerebbe un gruppo di pressione notevole, perché una unendo le tre centrali si ottiene una forza notevole, possa portare anche la classe politica verso una strategia di trasformazione e non accontentarsi solo di una strategia di riformismo. Chiudo con una frase che mi ha sempre colpito,
che è di Thomas Merton. Merton è un autore americano che ha avuto tutta una sua vita, l'ha ricordato Papa Francesco l'altra settimana a Filadelfia, quando ha citato Dorothy Day, quella donna eccezionale, e Thomas Merton. In uno dei suoi libri intitolato Nessun uomo in isola, tradotto anche in italiano di diversi anni fa, ma molto famoso, Thomas Merton dice: il tempo fugge, cioè, anzi, il tempo galoppa, la vita ci sfugge tra le mani, ma può sfuggirci come sabbia oppure come semente. Ecco, se ci pensate, questo è l'augurio che io rivolgo a tutti voi, perché la vita sfugge tra le nostre mani come semente, perché quando la semente cade al suolo porta sempre frutto, tanto o poco a seconda dei casi. Quando invece la sabbia cade al suolo si disintegra e non porta frutto. Questo è l'augurio sincero che rivolgo a voi cooperatori di Imola, perché possiate ulteriormente accelerare quel processo che, come ho detto all'inizio, con tanto coraggio e preveggenza avete voluto realizzare in questa terra imolese. Grazie. Poi ve li mandiamo tutti qua da voi, eh sì, perché il direttore dice: no, ma i limonesi se ne intendono con i carcerati. No, voi mi dite, ma è vero, perché non ci avete pensato, perché i carcerati che non li facciamo fare delle cooperative? Stando lì in carcere, così imparano e poi dopo quando escono magari continuano e si iscrivono qui a voi, all'Asini. Però adesso, se ci sono domande di qualunque tipo di chiarimento o di approfondimento, io sono a vostra disposizione. Grazie. Domande di qualsiasi tipo, anche non collegate a quello che ho detto qui, se c'è qualche argomento che vi può apparire, che vi pare interessante. Posso fare una domanda io? Vorrei che mi spiegasse meglio il concetto che lei ha espresso di differenza tra pubblico e comune. Grazie. Che mi sembra molto interessante. Grazie. Magari raccolgo un po', vediamo se c'è. Allora, intanto rispondo a questa. Il nostro amico mi chiede: che differenza c'è tra un bene pubblico e un bene comune? Un bene pubblico è usufruito su base individuale. Il bene comune è usufruito su base comunitaria. Esempio, tipico di bene pubblico, il faro. Perché questo esempio venne fatto da Adam Smith nel 1776, nella sua opera fondamentale. Quando in ogni porto c'è un faro, a cosa serve il faro? A indicare la rotta ai naviganti che transitano nei dintorni. Ma ciascun navigante cerca la propria rotta isolatamente dagli altri, prescinde. Se io e te siamo due naviganti che passano da quelle parti, vediamo il fascio di luce e orientiamo la nostra barca. La stessa cosa autostrada. Quando si va sull'autostrada, io non mi pongo il problema di come tu usi l'autostrada. Io ho la mia esigenza e vado avanti. Il bene comune invece è a fruizione comunitaria, nel senso cioè che io, allora anche qui per far capire l'esempio più banale,
però reale, di bene comune è il condominio. Non so se voi forse vivete nelle ville, ma chi vive nei condomini sa che ci sono le cosiddette parti comuni. Ad esempio le scale, se c'è un giardino condominiale, eccetera. E voi sapete qual è il problema dei condomini, di tutti più o meno. Anch'io vivo in un condominio, alle riunioni di condominio io non ci vado mai, ci vado mia moglie. Perché se io dovessi andare ne ammazzerei tutte le sere qualcuno, perché dopo un po' io mi stufo, se volete fare. Mia moglie invece è un po' più diplomatica, allora li sopporta, però si arrabbia anche lei. Perché? Perché nel condominio bisogna che una decisione sia presa da tutti o comunque da certe maggioranze, altrimenti non passa. Capito? Quindi cosa succede? Che se ci sono alcuni che vogliono fare, come si diceva una volta, gli antipartito, bloccano il processo decisionale e alla fine tutti ci rimettono. Nella gestione del bene pubblico invece, io dico, tu Stato o Regione, ti prendi cura dei fari e lo fai tu, con i tuoi soldi che ottieni da... E poi, una volta che l'hai messo, ognuno si arrangia. È chiaro il concetto? Quindi, il bene comune presuppone una gestione alla quale tutti partecipano, ma allora per arrivare alla decisione bisogna che i partecipanti siano, come dire, culturalmente preparati al principio di reciprocità. Ora, il principio di reciprocità è quello, voi lo sapete che cos'è, perché voi come lo chiamate la reciprocità? La chiamate mutualità. E la mutualità che cos'è? È una forma della reciprocità. Cioè il principio generale si chiama principio di reciprocità. Sotto ci sono le sottospecie, tra cui la mutualità. Infatti una cooperativa quando smette di funzionare? Quando si comporta come i condomini di un condominio litigioso, dove i soci si fanno i dispetti, uno vota contro quello che propone l'altro. Siccome ci vuole una certa maggioranza, che va qualificata a seconda dei casi, si possono creare dei gruppi tali per cui c'è. Ecco. Quindi ecco perché la gestione dei beni comuni è più difficile di quella dei beni pubblici. È molto più difficile, perché bisogna cambiare non solo la regola, ma bisogna cambiare la testa della gente. Dove testa della gente intendo dire il sistema motivazionale. Voi sapete che se in una cooperativa la maggioranza dei soci sono opportunisti, quella cooperativa va a fallire, ve lo dico io, volete scommettere, oppure se non fallisce si trasforma e diventa capitalistica SPA, perché una cooperativa non, un po' di opportunisti li può tollerare, perché non siano maggioranza, perché se sono maggioranza, siccome in assemblea si vota secondo il criterio una testa un voto, e voi lo sapete, se la maggioranza è fatta da opportunisti, questi portano la cooperativa allo sbando, come tanti esempi anche recenti hanno dimostrato, ma è evidente. Quindi ecco perché per trovare la gestione dei beni comuni e il clima è di questo tipo, occorre. Allora, facciamo allora l'esempio concreto, l'altra settimana a Piacenza è venuto giù un po' d'acqua e sono venuti giù tutti, e avete visto, ci sono stati morti, distruzioni, ma io a quella gente spaccherei la testa. Ah no, ma una volta gliene ho detti tutti i colori, dico piangete, volete l'aiuto, vergognatevi, la colpa è vostra, perché non avete creato la cooperativa di comunità? Sapete che sono le cooperative di comunità? Voi a Imola non le avete, ma fra un po' le avrete, ve lo dico io. La prima cooperativa di comunità è nata in Italia, giù, provincia di Lecce, a Melpignano, comune di Melpignano. Oggi in Emilia Romagna sono soprattutto diffuse nel Reggiano, Reggio Emilia, Parma, Colice. E l'idea della cooperativa di comunità è tutta qui, che gli abitanti di quel paese, o dei paesi, perché ci sono 3-4 paesi, formano una cooperativa, che si chiama cooperativa di comunità, per la gestione del terreno. Perché siccome il terreno riguarda tutti, è chiaro che tutti hanno un interesse, perché il danno quando avviene, come in quel caso, può portare a disseminare morti, poi disastri vari e così via. Ecco. E lì non puoi metterci, perché lì l'ente pubblico c'è, il comune c'è, ma non può farci niente, perché
Prima il comune può agire solo dentro il suo territorio, ma siccome l'area implicata riguarda più comuni, è inutile che io metta a posto il territorio del mio comune e non quello del vicino. Se la Francia inquina e noi invece no, siamo danneggiati anche noi. Ecco perché è un bene comune globale. Non basta che ognuno faccia bene il suo mestiere, perché se l'altro non lo fa, tu hai un duplice danno, perché hai speso delle risorse e hai lo svantaggio che ti proviene dal comportamento dell'altro. Quindi l'elemento comune è molto più forte, non per nulla quella ente pubblico che si chiama comune, non ci avete mai pensato? Quello che si chiama il sindaco è il capo di un comune, non è il capo di un ente pubblico qualsiasi, eccetera. È perché i comuni sono nati in Italia nel 1200 e allora erano intelligenti, avevano capito, mica l'ha chiamato pubblico, ente pubblico. Dopo poi giuridicamente è un ente pubblico, ma si chiama comune apposta perché in teoria il sindaco dovrebbe essere uno che facilita esattamente tra i propri cittadini la costituzione di cooperative, di comunità. A Melpignano, comune di 4.500 abitanti, è stato il sindaco a fare un'assemblea in piazza e spiegare queste cose. Aveva studiato, un po' di cultura ce l'ha, e ha detto noi dobbiamo fare una cooperativa di comunità. E il comune di Melpignano è diventato un socio, come le famiglie. E vota con uno, non è che dica io sono più importante, una testa un voto. E va benissimo, andate a vedere nel sito e ha dato, si è espanso, all'estero ormai ce le stanno copiando, in America ne sono nate 200.000 di cooperative di comunità, in America. E noi invece siamo talmente testoni che pensiamo ancora con il vecchio paradigma. E quindi dopo ci lamenteremo che le cose non vanno. Sono stato chiaro? Prego, c'eri tu prima, prima lei poi te. Volevo dire, l'aspetto ambientale, le problematiche ambientali hanno delle problematiche specifiche, nel senso che le comunità che vivono su un certo territorio, non è cioè il territorio non è di loro proprietà, nel senso che se loro anche decidono come comunità di usare il territorio in un certo modo, può essere che questo danneggi il resto del mondo, nel senso che danneggi il resto del mondo, nel senso che le comunità della foresta amazzonica, nell'esempio che faceva prima, avevano interesse a tagliare, ma l'interesse invece mondiale non è quello di tagliare la foresta amazzonica, giusto? Nello stesso modo, in una piccola comunità magari è interesse di tutti i cittadini costruire da tutte le parti, perché di ogni cittadino costruisce su tutto il territorio. Allora, l'interesse globale, bisogna vedere come si intende nell'uso del territorio, nell'uso dell'ambiente, cioè, è una problematica un po'. Certo. Ma infatti è per quello che ho detto che bisogna dare vita a una OMA, io non l'ho detto. L'Organizzazione Mondiale dell'Ambiente, per stare al tuo esempio della foresta amazzonica, è un'organizzazione che ha uno statuto, come ce l'ha l'Organizzazione Mondiale del Commercio. In questo statuto, dopo le consultazioni, i dibattiti, ci sarà scritto non si deforesta. Allora, la comunità che sta lì in Amazzonia, che sono gli indios, a parte il fatto che loro non hanno interesse a deforestare, ma ammettiamo, di fronte a questo non lo possono fare. La stessa cosa vale a livello nazionale. Cioè la cooperativa di comunità di Melpignano, cosa gestisce in comune? L'energia elettrica. Loro hanno fatto questa cooperativa per cui su tutti i tetti delle case hanno messo i pannelli. Una BCC, che è la banca di credito cooperativo del posto, ha anticipato i costi, perché è bello, il modello è bellissimo. Loro producono l'energia, non pagano la bolletta e ne producono di più anche perché raggiunge sempre il sole e la vendono all'Enel. Con la vendita prendono dagli 80 ai 100.000 euro all'anno dalla vendita e hanno stabilito l'assemblea che questi 100.000 euro vanno al comune per far che cosa? Non a scatola chiusa, ma per gestire l'asilo, scuola d'infanzia, eccetera. È così che si fa. È chiaro che quella cooperativa di comunità ha dovuto rispettare, in questo caso, la legge nazionale,
sulla produzione dell'energia elettrica, chiaro. Quindi la cooperazione non è mica contro la legge, è il contrario, le leggi è chiaro, che però bisogna che le leggi siano fatte bene, siano giuste, capito? Quindi ti ho fatto i due esempi per significare. Nel caso di Piacenza, quello che è venuto giù è un tratto di alcuni chilometri perché lì scorre quel fiume, quindi lì ci sono tre comuni. Se questi tre avessero dato origine negli anni passati a una cooperativa di comunità, questa si sarebbe fatta anticipare i soldi da una BCC e poi avrebbe opportunamente, e così si fa, e bisogna studiare caso per caso, tutto lì. C'è una domanda. Tu però. Nell'evidenziare e sottolineare la pari dignità tra tutti gli esseri viventi, il Papa a questo punto ci dice anche che probabilmente dobbiamo cambiare modo di alimentarci, viene da dire. Ho capito, perché mi è venuta questa forma, colpa, sono stato in Brasile che c'erano 40 gradi, mi sono beccato. Allora, è vero, ecco qua, vediamo se c'ho il numero, dove lo trovo, il paragrafo 111, è molto interessante, dell'Enciclica, dice: la cultura ecologica non si può ridurre a una serie di risposte urgenti e parziali ai problemi che si presentano riguardo al degrado ambientale, all'esaurimento delle riserve naturali e all'inquinamento, che vuol dire, tra le righe, non basta il riformismo. Non può ridurre, dovrebbe essere uno sguardo diverso, un pensiero, una politica, un programma educativo, uno stile di vita e una spiritualità che diano forma ad una resistenza di fronte all'avanzare del paradigma tecnocratico. Esattamente. Cioè è evidente che tutto quello che è stato detto e altro che si poteva dire postula un mutamento della mappe cognitive. Cioè le mappe cognitive vuol dire il modo con cui pensiamo. Questo è importante. Cioè non basta intervenire qui e là con provvedimenti che sono anche urgenti e necessari, ma necessario ma non sufficiente, bisogna andare oltre. E andare oltre vuol dire modificare il modello culturale, in particolare lo stile di vita. Perché se noi parliamo di lotta alla fame, se parliamo di sprechi alimentari, che sono uno scandalo veramente unico, è stato recentemente stimato dal Banco Alimentare che noi italiani sprechiamo circa 19 miliardi all'anno di cibo, 19 miliardi all'anno buttato via, con in più l'aggravante che per smaltire tutto quel cibo bisogna spendere altri miliardi da mettere nelle altoforni. Capite? È proprio la pazzia umana, perché sprechiamo e in più dobbiamo spendere, perché se uno dicesse solo spreco, no. Perché quando noi buttiamo via quella roba deve andare negli inceneritori e quindi eccetera. Quindi perché tutto questo? Cioè sì, il Papa giustamente dice non basta intervenire con provvedimenti legislativi, bisogna che cambi la nostra mentalità, cioè che cambi il nostro modo di vita. Ecco perché il problema oggi ambientale non può essere ridotto soltanto alla dimensione tecnica, che pure è necessaria. Ecco perché lui parla paradigma tecnocratico, che ci sono alcuni che ci farebbero capire che basta usare tecniche iper speciali per qua, che sono altrettante pezze ad un vestito tutto slabrato. Se noi non cambiamo il modo di, che vuol dire concretamente, dobbiamo cambiare il modello di consumo. Attenzione, cambiare il modello di consumo non vuol dire consumare meno, ma vuol dire consumare diverso. Non è un problema di quantità, ma di composizione. Cioè dobbiamo consumare meno certi beni e più altri beni, perché diversamente è ovvio che per quanti siano i provvedimenti che si vanno a prendere, il problema ecologico non potrà che aggravarsi. Concretamente questo vuol dire, ad esempio, che i beni culturali, i beni spirituali non inquinano. E questo, i beni relazionali non inquinano.
E invece noi non li consumiamo, consumiamo tutti i beni materiali per produrre i quali l'inquinamento è enorme, per non parlare poi di quell'abbandono. Adesso ogni 6 mesi ti arriva un telefonino nuovo e i giovani vogliono sempre l'ultimo fede e l'altro viene buttato via perché non può essere riciclato. Cioè, capito? Siamo a livelli di assurdità tali per cui uno si chiede com'è possibile. È perché ci sono delle centrali di potere che hanno interesse, ovviamente, perché se noi voi non cambiate il telefonino ogni 6 mesi, quelli là che li producono, come fanno a vendere? Capito? Però a modo di pecore che vanno dietro al coso, sento lì a dire, ah, vede, vede. Quindi il guaio è che noi siamo contenti di autodistruggersi, perché se la gente avesse un po' più di testa dice, ma perché io devo fare tutti quei consumi? Io vorrei consumare di più beni relazionali, beni culturali, che invece, quindi non è un problema di consumare di meno. Il Papa non è contro il consumismo, ma non contro il consumo, perché il consumo è una cosa buona, perché tu consumi cose che sviluppano la tua personalità, allietino il tuo spirito e così via. Non è così. Ma ci arriveremo, eh? Ci arriveremo, perché quando si arriva al punto di non ritorno, è chiaro che a quel punto bisogna invertire. Sarebbe meglio arrivarci senza essere obbligati. Senza essere obbligati, ma siccome vabbè, la condizione umana è fatta anche così. Bene. Ringraziamo. C'erano altre, no, vediamo però se c'è un'altra domanda. Certo. Ecco là, signore, là. Ecco, perché io non tolgo mai la parola a nessuno. Ma domanda della prossima veloce. Però devi parlare forte, se no non sento. Allora, vieni più qua, dai. La domanda della prossima veloce ha fatto riferimento al rapporto PIL, mondo della finanza. 9 volte. Lei ha fatto riferimento al mondo, al rapporto PIL, mondo della finanza, non il mondo. Si sta leggendo adesso che forse è 12. Comunque, siccome nasce anche dagli egiziani che il mondo della finanza dominava, qual è il percorso attraverso il quale il mondo della finanza non ha più il potere che ha e quello del lavoro lo aumenta? No, ho capito, grazie. Il punto è molto semplice, si fa per dire che devi considerare che sino al 1980, anzi sino, mi correggo, al 1999, la finanza andava bene. Perché dico 99? Perché nel dicembre del 99 l'allora presidente degli Stati Uniti Clinton, democratico, abroga la legge Glass-Steagall. La legge Glass-Steagall, dal cognome dei due parlamentari dell'epoca, venne approvata nel 1933 dal presidente Roosevelt per a seguito della crisi del 29. Questa legge famosa cosa sanciva? Che le banche o gli intermediari finanziari dovessero tenere distinti le risorse finanziarie ottenute dai risparmi da quelle utilizzate per la speculazione, tenendo distinti. Nel 99 dicembre, prima di Natale, 3 giorni prima di Natale, le 7 sorelle sono andate da Clinton, sono le 7 banche d'affari, gli ha detto, tu ci devi fare adesso il piacere di abrogare quella legge, perché noi con quella legge non possiamo fare i nostri porci comodi. E lui l'ha fatto. Quando io prima ho detto che la politica è al servizio dell'economia, più chiaro di questo è inutile stare a discutere, perché stiamo parlando degli Stati Uniti, non di un paese qualsiasi. Stiamo parlando della Fed che chiude gli occhi nei confronti della Goldman Sachs, lo scandalo che voi forse non avete seguito, della Segarra, che aveva denunciato la... lo conosci il caso della Segarra? Secondo lei oggi ci sono le condizioni perché uno possa fare la legge? Oggi ci sono le condizioni, se queste cose vengono dette a aperti sverbi, se i mass media, cominciare dalla televisione, senti a dire le stupidaggini che dice, no, ma ci si arriva, vedrai che ci si arriva. E i giornali cominciassero a dire, cari cittadini europei o italiani, succede così, così, così. Voi vi va bene che sia, oppure se a quel punto si dà il potere politico, quando si va a votare, a quei politici o a quei gruppi partitici che si impegnano, ma non a parole, con impegni, a farsi promotore del reinsegnamento di leggi. Ad esempio, gli americani l'hanno fatto, lo stanno facendo.
se la fanno loro, perché non la possiamo fare noi? Cioè loro hanno resuscitato la legge Glass-Steagall, l'hanno resuscitato. Insomma, il fatto che lo scandalo Volkswagen sia stato scoperto negli Stati Uniti vorrà pure dire qualcosa. Perché non è stato scoperto in Europa? Perché loro hanno creato un'agenzia speciale proprio per andare a fare le pulci adesso a tutte le imprese, anche le grosse. Perché gli americani sono dei pragmatici, non sono degli... Quando vedono che qualcosa produce degli effetti nefasti e pericolosi, cambiano da così a così. Solo è così. E vedrete che loro, dopo di loro, l'Europa si andrà. Perché oggi il sistema finanziario non è più sostenibile. E lo sa, quindi non è, ma lo sanno anche gli stessi finanziari. Sì, ma dopo l'elema è aumentato ancora. No, perché vedi, il problema è che quando gli stessi finanzieri, che lo sanno che non è sostenibile, stanno capendo che devono darsi una regolata. Per loro stessi, non per il bene dell'umanità, ma per il loro interesse. Cioè c'è un precedente in questo, ed è del 1400, quando i mercanti toscani, sapete che l'economia di mercato è nata in Toscana, all'epoca dell'umanesimo, si diedero l'ex mercatoria, cioè solo che la gente queste cose non le sa e dopo pensa male, colpa nostra, di professori che non le spiegano. L'ex mercatoria è la legge dei mercati. Perché allora c'era una situazione mutatis mutandis analoga all'attuale, c'era un caos, perché si facevano, non c'erano i contratti, nessuno faceva rispettare, e allora gli stessi mercanti vuol dire imprenditori, hanno detto non possiamo andare avanti così, perché ci scagniamo fra di noi, diamoci una legge, la legge dei mercati, che si chiama l'ex mercato, e così ha funzionato. Oggi siamo nella stessa situazione, sono le stesse banche grosse che lo stanno chiedendo. Perché? Perché altrimenti la Goldman Sachs si scanna con la JP Morgan. Siccome sono colossi, è come la guerra dei dinosauri, sanno che c'è, e quindi hanno loro interesse a... Certo, come ho detto prima, se la società civile si mobilitasse di più e facesse sentire... ma il Papa appartiene alla società civile. La Chiesa è espressione di società civile, non è espressione della politica. Espressione. Se quindi i movimenti della società civile, il movimento cooperativo, il Papa che ha avuto il coraggio di aprire, perché lui il coraggio ce l'ha, voleva andare negli Stati Uniti attraversando il confine col Messico, l'avete letto, no? Poi dopo gliel'hanno impedito per ragioni di sicurezza, per dare il segnale che lui era come un migrante che andava di là. È più coraggio di così? E lui dire, perché noi non tiriamo fuori anche noi un po' di coraggio? Se tu unisci questi elementi, accanto all'interesse che i grossi gruppi finanziari hanno di darsi una regola a loro stessi, perché altrimenti si combattono fra di loro, allora le cose cambiano. Però attenzione, guai a disseminare i segni di sventura. Ricordatevi la frase di Giovanni XXIII, vero eccellenza, se la ricorda, quando dice il mondo è pieno di seminatori di sventure, e lui diceva in modo, perché Francesco assomiglia molto a Giovanni XXIII, diceva non date retta a loro, perché loro vi inducono al pessimismo perché hanno interesse a fregarvi, non ha detto la parola fregare, è così. Io se volete un consiglio, quando uno vi dice che tutto va male, non ascoltatelo, perché quello vi vuole lavare il cervello, farvi credere che tutto va male, che non si potrà cambiare niente, perché subito dopo dice dammi i tuoi soldi e datemeli a me che te li amministro io, e vi frega. E molti, anche a Imola ci sono cascati, lo sapete, chi sono. Quindi voi non date mai retta ai pessimisti, perché i pessimisti adesso fra un po' introdurremo la tassa sul pessimismo, allora diventeremo ricchi noi italiani, perché così ci smetterebbe, perché il pessimista è uno che fa il male. E uno che fa il male io non lo tollero, lo combatto. E quindi, allora...